responsabile, dando la massima disponibilità a tutti gli impegni in agenda. Un ringraziamento va anche a Ivano Cavallin, che rappresenta la storia di questa federazione. Per questo, finché Ivano ne avrà voglia, gli ho proposto una collaborazione per fare capito e aiutare Diego con le pratiche nel Veneto orientale. Ma la squadra siamo tutti noi, e se la FAI di Venezia ha raggiunto questi risultati, non è solo merito della segreteria, ma è merito nostro, di tutti quanti. Di tutti quanti. Se questa federazione cresce, cresciamo tutti. È per questo che la formazione è importante. Oltre a quella regionale svolta egregiamente da Ludovico Ferro, dobbiamo continuare a farne anche una a livello territoriale, a due livelli paralleli. Da una parte i contenuti, la famosa cassetta degli attrezzi, dall'altra lavorare in squadra, che al giorno d'oggi costituisce un elemento operativo fondamentale, perché implica collaborazione tra persone, ciascuna delle quali è portatrice di un suo specifico contributo. Quando pensiamo ad una squadra, le associazioni di idee ci portano sempre al calcio, poi a me piace il calcio, non andiamo d'accordo, io sono juventino, interista, però facciamoci una ragione. Ognuno ha le sue esatto. Ecco, la squadra è il gioco del calcio. Se segniamo un gol, bisogna farne subito un altro perché l'avversario potrebbe segnare o addirittura vincere la partita. Ma quando segniamo, mi rivolgo a tutti i delegati, dobbiamo imparare anche ad esultare perché abbiamo fatto gol. E non era così scontato. Così come non è scontato quando chiudiamo gli integrativi o portiamo a casa dall'azienda dei risultati. Impariamo a valorizzare quello che conquistiamo con fatica. Solo così i tifosi, che sono poi i nostri iscritti, esulteranno assieme a noi. Ma un secondo dopo dobbiamo essere rivolti al prossimo obiettivo. Pensiamo per un attimo al colore che caratterizza la nostra CISLA, che è il colore verde, che non solo rappresenta la speranza, che è una delle virtù teologali assieme alla fede e alla carità, ma rappresenta anche la perseveranza e la ripartenza. Pensate al semaforo verde, no? E ad indicare che non c'è più pericolo e possiamo proseguire con entusiasmo verso il futuro. La FAI di Venezia ha una lunga storia e se oggi siamo qui con questi numeri, lo dicevo, non è solo grazie alla segreteria, grazie a tutti, ma grazie a questo direttivo, ma anche grazie ai segretari generali e ai direttivi che ci hanno preceduto. Pertanto voglio fare un ringraziamento a tutti i segretari generali che hanno preceduto, che mi hanno preceduto, a partire dall'inizio di questo quadriennio, che siamo partiti con Stefano Stocco, poi arrivati con me. Però li voglio citare tutti: Mario Falchi, Stefano Fagliotto, Ivano Cavallin della FISBA, Paolo Fornera, Amedeo Tiveroni, Massimo Pantano della FAT. Quando c'è stata a fine anni 90 la fusione tra FISBA, la categoria che segue gli agricoli, e la FAT, la categoria che segue l'industria alimentare, con la nascita della FAI guidata da Ivano Cavallin, Pietro Scomparì e Stefano Stocco. Credo che a loro e a tutti i delegati che ci hanno preceduto vada un applauso di ringraziamento. A conclusione di questa mia lunga e noiosa relazione voglio fare con voi un'ultima riflessione. Quando eravamo in piena pandemia, chiusi nelle nostre case, impauriti di come sarebbe stato il futuro, oltre ad andrà tutto bene, eravamo quasi tutti convinti di una cosa: quando tutto finirà ne usciremo più uniti, più forti, ci rispetteremo l'un l'altro perché la vita è un dono troppo prezioso e non possiamo perdere tempo a farci la guerra tra di noi. Mi sembra sia andata così. Cosa abbiamo imparato da questa pandemia? Io credo che abbiamo imparato molto poco. Anche dopo tutto quello che è successo e sta succedendo, continuiamo, pensiamo anche all'ultima manifestazione di piazza, a ragionare di pancia. Continuiamo sempre a prevalere sull'alto, a non avere rispetto dell'alto, a non amare l'alto. E accecati da questa rabbia perdiamo di vista il vero fine dell'essere umano, che è la felicità. Dobbiamo imparare a essere felici, ma per far questo dobbiamo guardarci attorno, a tutto ciò che ci circonda, alla bellezza del creato e soprattutto a volerci bene e a voler bene agli altri. Torniamo a mettere al centro la persona, forse se facciamo questo il mondo ci apparirà più bello e saremo tutti un po' più felici. Voglio far concludere questa mia relazione a un grande artista italiano, sono 5 minuti, ascoltiamolo tutti. Perché ti dà un'energia pazzesca, l'avete già sentito ovviamente. Lascio a concludere lui la mia relazione.
si ricapitola, si riassume in questa parola: amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso: amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi, e perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Forti emozioni, e questo è bello, perché in fin dei conti emozionarsi è riscoprire l'essenza di ogni persona, di ogni essere umano, delle relazioni, perciò è bello anche questo. Complimenti ancora Pierpaolo, perché ha interpretato bene anche quello che deve essere il cuore con il quale noi viviamo questo nostro impegno nel sindacato, nel sociale. Procediamo con qualche intervento degli ospiti e aggiungo, se dobbiamo salutare ancora qualcun altro che è arrivato, segnando tu, Massimo Grella, FP di Venezia, che salutiamo, ben arrivato Massimo. No, ecco, chiudo se, ecco, aggiornatemi. Se. Io sono sicuro che gli ospiti vorranno portare un saluto, un contributo, io direi che chi intende farlo mi dia un segnale per poi poter continuare con i nostri lavori. Ecco, allora, vuoi iniziare Massimo? Vuoi iniziare tu? Ecco, un caro saluto a tutti gli amici della FAI da parte della funzione pubblica. Mi ha affidato anche i suoi saluti Mariano Maretto, che è l'altra parte del pubblico impiego, che è della scuola e che ha parlato con Pierpaolo, ma è impegnato in un altro congresso oggi in Veneto della sua categoria, e vi saluta caramente tutti. Pierpaolo, ci hai emozionato con la tua relazione, perché è una relazione rituale ma molto bella, molto davvero. Ti sarei grato se poi ce ne dessi una copia anche dopo i nostri congressi, perché poi avremo la tentazione di copiarla. Allora, a proposito del filmato motivazionale che hai fatto vedere di Roberto Benigni, una cosa carina su quel filmato è che dopo quella trasmissione Benigni fu chiamato da un tale Papa Francesco, che insomma svolge un ruolo importante in questo paese, e il Papa Francesco chiamò a casa di Benigni alle 8 di mattina e qualcuno gli rispose che Benigni aveva fatto tardi e non poteva rispondere al telefono, per cui il Papa richiamò più tardi e lo ringraziò tantissimo, perché Benigni da comico ebbe una funzione politica, forse a differenza di qualche altro comico, molto molto importante, perché davvero quello che dice Benigni nel filmato è pieno pieno di contenuti e dovrebbe accompagnarci nella nostra vita quotidiana, ma anche nella nostra vita sindacale. Applicando quello che diceva Benigni, come auspicava Pierpaolo, probabilmente faremo meglio il nostro lavoro.
Io vi ringrazio, vi saluto, so che il vostro lavoro è importante, i numeri che ha detto Pierpaolo danno orgoglio alla FAI CISL, ma danno orgoglio a tutta la CISL e a tutte le categorie della CISL, perché avere categorie importanti così rappresentative danno un significato migliore al nostro sacrificio, e quindi impegniamoci tutti per far crescere la CISL. Da ieri abbiamo un nuovo segretario generale, Michele Zanocco, oggi fa il suo esordio, noi lo ringraziamo perché ieri ha fatto un discorso davvero che ha compreso tutti e ha fatto sentire tutti importanti e al centro dell'attenzione. Questo significa tenere al centro dell'attenzione il lavoratore, l'iscritto, e operare per lui, perché questo fa la CISL nei suoi valori. Grazie. Matteo Merlin, che è anche segreteria regionale della FAI. Interviene adesso Matteo Masiero della FIM di Venezia. Matteo. Grazie per Paolo, grazie alla segreteria per l'invito. Io vi porto i saluti della FIM CISL di Venezia. Eravamo qua con Pierpaolo prima e parlavamo, diceva, sono emozionatissimo, per fortuna, perché se non era emozionato, cioè uno show. Allora no, la relazione è bellissima, complimenti, hai toccato un punto, io ne tocco solo uno, che è la questione Mose, è una questione che interessa a tutti. Noi siamo quelli che alziamo le paratoie, li lasciamo fuori dentro, quindi adesso vediamo cosa possiamo fare per venire incontro, insomma. No, ma è per dire che i temi diventano sempre più confederali e dobbiamo ragionarci e condividerli sempre di più. Dovremo lavorare molto insieme. Anch'io credo che Michele possa proseguire quel lavoro fatto e dare uno slancio a questa cosa qui. Dovremo lavorare tutti insieme, sia industria che servizi, per riuscire a come dire, capitalizzare anche le risorse che abbiamo a Venezia e le questioni che interessano a tutti. Io vi ringrazio, buon lavoro, buon dibattito, ha dato degli ottimi spunti, quindi sono sicuro che farete un buon lavoro. Grazie. Grazie per essere stato invitato a questo congresso. I congressi sono la parte fondamentale, il cuore della nostra organizzazione. Io guardo sempre i delegati, perché i delegati sono, senza i delegati non ci sarebbe il sindacato. Voi siete il sindacato in azienda, lo diciamo sempre nei nostri percorsi di formazione, lo diciamo sempre ai nostri dirigenti. È difficile intervenire dopo, per fortuna che eri emozionato. Io ho colto un elemento fondamentale per un sindacalista, che se non c'è quello, io dico sempre ai miei colleghi della mia federazione, dobbiamo cambiare mestiere: la passione. Se non c'è la passione, io ho guardato, anche se leggeva, come si dice velocemente, e mi viene male a leggere la mia relazione, leggeva sì velocemente, ma c'era la passione con cui lo coinvolgeva e lo vedo a fare le trattative con voi. Quindi questa cosa mi ha particolarmente colto, mi ha fatto molto piacere. Io provengo da una famiglia di sindacalisti, di delegati sindacali. Mio padre era un sindacalista dell'Electrolux a Rovigo, poi chiusa per effetto di tante situazioni, parliamo di tanto tempo fa. Mia madre lavorava, non so se avete sentito parlare della Sagliace a Monselice, l'industria conserviera, marmellate e quant'altro, tanti anni fa, parliamo di tanti anni fa. Mio fratello è stato l'ultimo delegato della FAI CISL, perché lavorava ai servizi forestali, perché lavorava al Parco Colli e quindi era un delegato della FAI. Quindi siamo, come si dice, congemelli, ma congemelli anche perché io, che rappresento il commercio e il turismo, e senza la FAI non potremmo lavorare, perché senza l'industria alimentare, senza la pesca e i servizi che ha descritto bene Paolo prima, noi non ci saremmo, perché parliamo dei supermercati, degli alberghi e quant'altro. E quindi ha fatto tantissime considerazioni nella relazione. Le relazioni sono importanti perché sono il futuro dei prossimi 4 anni di quello dell'attività che svolge ogni categoria. E quindi è fondamentale, una cosa che resta. Non sono dei scritti che vanno fatti, ci sono delle persone che scrivono anche la notte, però c'è veramente la passione, quello che vuole dire la categoria per i prossimi 4 anni. E io veramente auguro a Paolo, e penso che sia, ho visto veramente questa cosa, questa sua passione, questo cuore per fare il lavoro. E questo ci fa molto piacere. Come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, ieri abbiamo eletto il nuovo segretario, che è una, come si dice,
il dopo Bizzotto, che naturalmente ha lavorato molto bene fino adesso, però ho sentito anche da parte del nuovo segretario dell'USD di Venezia anche lui il cuore e la passione, perché veramente, come diceva Massimo prima, ha colto tutte le peculiarità di tutte le categorie, e questo è fondamentale per un'organizzazione seria, perché per portare avanti un'organizzazione seria non serve dire tante cose, ma serve quello che si è fatto, perché si guarda veramente quello che si è fatto, e quando un'organizzazione è sana economicamente, è sana anche con gli iscritti, che siete voi che lavorate nei vari stabilimenti, nella pesca e quant'altro, non ne facciamo nulla se non abbiamo queste persone. E quindi noi abbiamo colto ieri dal discorso del nuovo segretario veramente un nuovo percorso, un percorso che ci dà cuore. Quindi vi ringrazio, vi faccio gli auguri, di un buon congresso e complimenti a Paolo. Innanzitutto un saluto a tutti, soprattutto alla presidenza, delegati, delegati, ovviamente Paolo e Diego con cui ci troviamo tutti i giorni. Se Paolo prima diceva che è il suo primo congresso da segretario generale, per me oggi è la prima volta che porto i saluti al segretario generale uscente, che voi li eleggerete sicuramente, della FAI CGIL, da segretario generale della FAI CGIL. Tra l'altro questo avviene non in una situazione normale come abbiamo vissuto negli ultimi anni. Penso al primo spartiacque che abbiamo visto, marzo del 2020. Tutta Italia rimaneva chiusa in casa, la nostra gente, i nostri lavoratori, i nostri iscritti, i nostri delegati continuavano ad andare a lavorare, e ricordo come Paolo, quante volte ci confrontavamo con Diego, i nostri telefoni scoppiavano di persone che avevano paura di uscire di casa, perché adesso la pandemia sappiamo cos'è, abbiamo un po' di storico, sappiamo tante cose, ma allora la situazione non era così, ed è giusto anche che tra di noi, soprattutto in questi momenti, avete i lavori, li ringraziamo sempre questi lavoratori, perché prima si raccontava di quegli scaffali nei supermercati che si svuotavano. La nostra gente è quella che ha permesso di avere comunque gli alimenti in questo paese e di avere comunque la sicurezza alimentare in questo paese. E tra l'altro poi c'è stato anche un secondo evento che ovviamente ha toccato maggiormente la mia organizzazione, ma approfitto anche di questo momento per ringraziare la delegazione della FAI CISL e di tutta la CISL veneziana che con noi il 10 di ottobre era fuori dalla sede di via Camarcello a presidiare dopo l'assalto fascista che abbiamo visto tutti alla sede della CGIL di Corso d'Italia, perché purtroppo abbiamo visto anche un atteggiamento, una trasformazione di una parte della protesta in questo paese nella violenza, e allo stesso tempo ringrazio tutti voi poi per la manifestazione che abbiamo fatto tutti insieme a Roma, una bellissima manifestazione la settimana dopo, per dare una risposta democratica a questo paese, perché ce n'è bisogno. Perché guardate, noi purtroppo dal 17 di agosto abbiamo una tematica nel paese che è completamente bloccata sulla questione Green Pass sì, Green Pass no. Oggi penso che anche la questione che stiamo discutendo CGIL e CISL e UIL unitariamente a Roma con il governo ci debba anche riportare nei posti di lavoro e focalizzare l'attenzione su quelle che sono le problematiche dei posti di lavoro, perché vedete, anche la questione della pandemia e anche la questione del vaccino sono andati anche a coprire poi quelle che sono le problematiche che le nostre persone, la nostra gente hanno quotidianamente, che devono trovare l'attenzione che merita delle risposte in maniera molto chiara. E mi permetto anche di portare alcune piccole riflessioni, alcune questioni al vostro dibattito molto, molto interessante. Tra l'altro ho ascoltato una relazione anche molto chiara, programmatica, precisa. Tra l'altro faccio anche i miei complimenti a Paolo, non lo conoscevo nell'aspetto del filosofo, e ho colto anche questo perché noi di solito da Juventini parliamo molto di calcio fuori dall'ambito sindacale. Insomma, state male. Ognuno ha le sue cose, si diceva. Esatto. E proprio per questa questione io dico che mai come ora la situazione che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo ci ha insegnato alcune cose. Ci ha insegnato che noi abbiamo bisogno di riprendere un valore di solidarietà in questo paese, di portarlo. Perché guardate, faccio un esempio che ascoltavo ieri sera nel telegiornale, questa mattina in radio venendo qui.
È drammatico pensare che alle porte della nostra Europa ci sia un bambino siriano di un anno che muore di freddo e nessuno è stato in grado di alzare una mano per aiutarlo, perché anche il problema dell'ondata dei flussi migratori, delle guerre, quello che abbiamo visto e che ha citato Paolo prima in Afghanistan, ha bisogno di ritrovare una dinamica e una situazione di solidarietà che è fondamentale. Le disparità sempre più grandi che ci sono, di divari economici nel nostro paese, la ricomposizione del mondo del lavoro. Vi ricordate qualche mese fa la polemica nei confronti dei ragazzi che si vogliono tenere sottopagati, che per qualcuno non avevano voglia di lavorare? Ecco, noi penso che abbiamo il ruolo e l'impegno di ricomporre il mondo del lavoro, soprattutto, io credo che siamo stati bravi e che dobbiamo anche dircelo, che noi quotidianamente abbiamo, stiamo e continueremo ad aiutare anche quelle persone che hanno scelto di non vaccinarsi nei posti di lavoro, però non cadendo nel giochino che qualcuno sta facendo. Vergognoso, a mio avviso, di dividere le persone, i lavoratori nei posti di lavoro, perché noi questo non lo dobbiamo permettere. Perché guardate, se c'è una cosa che io penso che le nostre organizzazioni hanno fatto con molta intelligenza, è quella in maniera chiara di sposare la questione dell'obbligatorietà vaccinale, perché io credo che la scelta che è stata fatta di scaricare la questione del Green Pass sui posti di lavoro, le tensioni che si sono create nei posti di lavoro e la divisione che il governo e la politica ha fatto nei posti di lavoro, a mio avviso è vergognosa. E io penso che noi abbiamo fatto bene, con un profilo di sobrietà, a tentare di tenere insieme invece il mondo del lavoro. E la terza questione, guardate, poi concludo e vi ringrazio, che può sembrare scontata, ma a mio avviso non lo è, ed è stato uno degli elementi fondamentali in questi ultimi anni, ma penso soprattutto in questi ultimi mesi, la questione dell'unità sindacale. Io penso che noi siamo stati bravi sia nel territorio quotidianamente, ma anche a livello nazionale, a tenere un profilo unitario molto forte, perché guardate, come non mai le nostre persone, la nostra gente ha bisogno di unità, e nessuno ci potrebbe permettere delle divisioni che risulterebbero incomprensibili in un momento in cui, guardate, si vuole anche e si continua a ragionare contro le forme di rappresentanza. Sembra quasi che noi ormai rappresentiamo un mondo che è sorpassato, non ci sono più organi intermedi. Ecco, io penso che l'unità sindacale sia fondamentale per continuare a dare voce a quelle persone nei posti di lavoro che molto spesso vengono trascurate. Vi ringrazio ancora, vi saluto e vi auguro un buon congresso. Io ti chiedo, un saluto veloce, però allora, sono importanti i delegati, è importante il mondo del lavoro, sono importanti le questioni tecniche, le professionalità, tutta una serie di questioni che sono già anche citate in precedenza. Però io credo che siano importantissime anche le persone, i singoli, e devo dire che adesso vi svelerò un segreto, ma il sindacato è un ambiente competitivo e anche nel sindacato ci sono meccanismi di invidia, di fatica nella relazione. Devo dire che io qui oggi invece, come dire, non posso far altro che esprimere la gioia per vedere Pierpaolo lì in questa situazione. Io e Pierpaolo abbiamo un gioco, siamo entrati più o meno nel sindacato nello stesso periodo. Abbiamo un gioco anche un po' sciocco, no? Ogni volta che ci incontriamo c'è una pacca sulla spalla, quando farai carriera ricordati di me ogni volta, cioè, che è veramente una sciocchezza, però in realtà è l'espressione di una stima, spero sia reciproca, ma che da parte mia è davvero fondata, perché per Paolo è, e lo dico davvero con il cuore in mano, è l'espressione secondo me del futuro del sindacato, no? Perché, come dire, mantiene quella capacità, quella solidità, quell'equilibrio che era dei sindacalisti di una volta, la passione dei sindacalisti di una volta, ma come avete visto oggi ci mette anche un'espressione culturale di alto profilo. Prima la battuta sulla filosofia, filosofia è l'amore per il sapere, nient'altro, questa è la sua etimologia, e mi pare evidente che nella sua relazione questa cosa sia venuta fuori in maniera importante. Perciò, come dire, io non posso far altro che augurarti di continuare a crescere, e si è visto molto in questo tempo, e ti pregherei di ricordarti di me. Mauro Bonato, presidente dei servizi campi. Buongiorno a tutte e a tutti. Non avevo previsto l'intervento in due minuti.
mio non era un saluto, era un entrare all'interno di alcune dinamiche di questa categoria che sento anche un po' mia, per la mia provenienza sindacale, per tanti altri motivi che con Pierpaolo e con i segretari sanno, e quindi volevo mettere qualche elemento in più, quindi vado veramente a titoli e cerco di rimanere nei due minuti e trenta. Allora, anche per il CAF è un punto di verifica dell'attività e mi confronto con la categoria ogni 4 anni, questa volta siamo andati a 5, per verificare l'attività che il CAF ha svolto anche all'interno delle categorie. Qui abbiamo i dirigenti delegati della categoria stessa. Allora, com'è andata? È stata molto complessa, perché Pierpaolo l'ha detto, relativamente al Covid, è evidente che il Covid ha inciso e non facciamo altri ragionamenti. Pensate dal punto di vista organizzativo, perché la categoria ha dovuto far fronte a tutte le richieste di cassa integrazione, le richieste di bonus e tutto quello che ben sapete, c'era anche l'aspetto organizzativo delle sedi della CISL, che vi posso assicurare è stata una marea dal punto di vista telefonico di richieste, perché in quel periodo tutti chiamavano tutti, nessuno rispondeva, e che poi andavano alla CISL perché chiedevano il bonus, chiedevano gli aspetti fiscali, chiedevano l'ISE, ed è stata veramente una marea che si è abbattuta sulla nostra confederazione. Però abbiamo detto bene. Un altro elemento, su due tematiche che, quindi questo volevo dirvi per far presente anche l'aspetto organizzativo, l'altri due aspetti proprio legati al CAF che hanno inciso sulla nostra attività, questo del Covid però ovviamente ve l'ho detto, e c'erano due slogan che andavano in quel periodo. Il primo era andrà tutto bene, e il secondo resta a casa. Ma capite, per chi offre un servizio dire resta a casa per noi è stato veramente un problema non da poco. E se questo va abbinato, e quindi vado verso la conclusione, va abbinato al tema della precompilata. La precompilata è a livello nazionale, sono quasi 20 milioni le dichiarazioni 730 inviate. La precompilata dato 2020 ha raggiunto già i 4 milioni. Vuol dire che un quinto degli italiani che viene a 730 usano la precompilata. Evidente che in questo quadro aver retto come CAF CIS di Venezia è stata una grande cosa. Vi do un dato: la CGL, che è il nostro competitor principale, dal 2014 aveva 65.000 dichiarazioni, nel 2020, ultimo dato ufficiale che abbiamo, ne ha 5.000, ha perso il 25% delle proprie dichiarazioni. Il CAF CIS di Venezia è passato da 56.000 dichiarazioni a 62.007 nel 2020, aumentando del 13%. L'anno scorso abbiamo aumentato un altro punto percentuale. Quindi vuol dire che con impegno sono tante cose che hanno fatto questi risultati. Non le vado a citare perché il tempo non c'è e mi guardano già in modo per dire chiudi. Allora, e c'è Pierpaolo, vado la tua relazione buona la prima, veramente buona la prima, cioè potrebbe essere anche un qualcosa da usare anche per i figli per dire com'è andata e spiegarlo, è stata veramente bella e bravo Pierpaolo. Allora io chiudo nel concetto di squadra. Io oggi perché non volevo fare solo un saluto? Perché mi sento all'interno di questa squadra, perché il CAF è all'interno della squadra, la CIS di Venezia è all'interno di questa squadra. E io la chiudo proprio in questa maniera: il mio impegno per i prossimi 4 anni è di rendere il CAF della CISL ancora più forte. Ci sono tante cose che dobbiamo fare, dobbiamo avere un CAF che è disponibile 24/24, stiamo sistemando l'aspetto telefonico perché essere in grado di riuscire a rispondere in tutte le ore della giornata. È chiaro che di notte ci sarà un sistema telefonico, prenotazione automatica. Dall'altro vi ricordo, e un giorno parlando con Diego mi diceva dillo quando sarai al congresso, che voi potete in qualsiasi momento prenotare una dichiarazione per il CAF. Anche in questo momento con il vostro telefonino andate sul sito della CISL di Venezia e c'è prenotazione, adesso in questo momento l'ISE, potete prenotare da qui il vostro modello ISE. Quindi anche per i nostri iscritti delegati comunicate che potete, oltre a usare i nostri sistemi telefonici di call center, anche farlo in maniera automatica. Un altro aspetto è essere
attenti a quello che il mercato ha, le esigenze dei nostri iscritti. Il nostro libretto che vi ho consegnato, che sono proprio il saluto, che vi ho consegnato è al tuo servizio. E noi dobbiamo essere attenti, tra poco arriverà la marea, l'hanno detto di essere dell'assegno unico per i, famigli, per i figli. E quindi tutti a chiedere l'ISE, ci stiamo già programmando perché abbiamo preparato tutti i corsi di formazione per fare tanti modelli ISE, perché dal 1° gennaio ci sarà una richiesta di tutte le persone che chiederanno l'assegno unico che partirà a marzo. Concludo che se riusciremo ad avere un CAF della CISL più forte, sarà più forte il CAF, sarà più forte la CISL e sarà più forte anche la FAI della CISL Venezia. Grazie! Grazie a tutti. Dal pen della guida. Sarò telegrafico. Buongiorno a tutti e a tutti. Oggi sembra che di essere praticamente in uno di quei giorni in cui si dice la mia prima volta, no? Per te la prima volta, anche per me è la prima volta di portare i saluti e partecipare a un congresso della FAI CISL. Io vi dico, vi guardo e vedo un'organizzazione che sta bene. Sta bene dal punto di vista dei numeri, sta bene dal punto di vista della qualità dell'apparato dirigenziale. Ho ascoltato con molta attenzione insomma la relazione di Pierpaolo e vi posso dire che ho scoperto oggi che oltre ad essere un ottimo sindacalista sia anche un ottimo analista storico e anche un filosofo. Tutto questo mi porta a dire che cosa? Che abbiamo davanti a noi sicuramente delle sfide confederali molto importanti e avere la consapevolezza di avere al mio fianco i compagni di viaggio come voi, cioè con una prospettiva futura, con la consapevolezza insomma della propria forza, me lo fa fare questo viaggio con più tranquillità. Quindi io vi ringrazio per l'invito e buon lavoro. Ermelinda, mi devono scrivere giusto qua. Grazie, Rosario e Lina. Pierpaolo, io sono una persona parca di complimenti, ma grazie, è stata una bella relazione che mi ha fatto anche riscoprire una bella persona. E io però, signori, non posso che... Microfono, troppo. Si è sentito quello che ti ho detto? Sì. No, tu, non loro. Scusami. Allora io volevo brevemente però parlare del rapporto che c'è tra il patronato e questa categoria. E allora mi è venuta in mente un'espressione, quella di evidenziare ciò che è già evidente, cioè tra FAI, tra voi e la CISL c'è una relazione quasi simbiotica. C'è un rapporto di collaborazione e io approfitto anche per ringraziare Alberto Giusto, che è un vostro delegato della categoria, che ha dato veramente con la sua voglia di fare, con la sua voglia anche di mettersi a disposizione in una maniera nuova, fresca e veloce, un grande aiuto per la categoria, per l'azienda dove lui lavora, ma anche per noi del patronato. Quindi ti ringrazio Alberto. E dicevo, questo rapporto di collaborazione che ha trovato un grande impulso negli ultimi anni dall'iniziativa anche dei nostri rispettivi vertici nazionali con scelte organizzative e strumenti operativi che hanno affinato questa tradizionale sinergia di azione. Come sappiamo, la FAI CISL rappresenta un mondo, anzi rappresenta dei mondi di lavoro molto vario e con condizioni previdenziali e assistenziali molto diverse. Tanto per citare, si parlava lavoratori dell'industria alimentare, i braccianti agricoli, i coltivatori diretti, i dipendenti delle cooperative di trasformazione, pescatori, forestali. Questo fatto comporta anche per noi un impegno diversificato per le competenze e quindi che ben vengano le
le possibilità e le iniziative che abbiamo di costruire competenze specialistiche e strumenti innovativi che ci permettono così di offrire maggiori assistenze e tutele ai lavoratori, mettendo in campo le nostre forze, quelle della categoria e le nostre. Io a questo proposito vorrei citare tre esperienze positive fatte con la vostra categoria. La prima è quella che ci ha fatto esultare perché abbiamo fatto gol ed è stata l'iniziativa per il riconoscimento dei contributi part time per i lavoratori della San Benedetto. Questo ci ha impegnato dal 2015 al 2018. Io mi ricordo la prima assemblea l'abbiamo fatta il 3 dicembre del 2015, abbiamo chiuso nel 2018 con le sentenze positive. Qui noi abbiamo intrecciato l'azione sindacale, quella di patronato, con quella, quindi con quella sindacale della categoria, quella del patronato e quella della tutela legale. Una vicenda che ha contribuito alla definitiva soluzione del problema per il riconoscimento del diritto, che quindi, oltre che in sede di giurisprudenza dell'Unione Europea, anche per la legislazione italiana con la legge di bilancio del 2021. Poi il programma informatico per la gestione e cooperazione applicativa delle domande di disoccupazione agricola, dei bonus agricoli, di richiesta dell'estratto conto. Diego ne sa qualcosa perché con questo programma, però Diego anch'io ne so qualcosa quando di sera ti spedivo i bonus che non partivano. E quindi questo è un ottimo strumento di proselitismo per la categoria e ha dato buoni risultati in tutta la provincia. Infine la recente costituzione del Polo Nazionale sulla Previdenza Marinara, che ha come punto di riferimento per la Regione Veneto un operatore dell'INAS di Venezia, che è Mattia Mazzucato, che è responsabile dell'INAS di Chioggia. Ecco, io vorrei concludere con qualcosa sugli infortuni sul lavoro, come hai ricordato tu Pierpaolo in relazione. Il lavoro dei campi è da sempre uno tra i più pericolosi per la salute e la vita delle persone. Coltivatori diretti che muoiono schiacciati dai trattori, operai asfissiati dai silos, invalidità gravi e malattie professionali sono fatti costanti e numerosi. Ecco, io vorrei lasciarvi con l'impegno che l'impegno di fare qualcosa, di pensare di fare qualcosa insieme per tutelare di più queste persone e le loro famiglie. Io vi ringrazio e vi auguro un buon congresso. Grazie a tutti. Grazie a Gio al nostro SNP in Venezia. Grazie a Gio. Adesso sì. Buongiorno, sono Vetrame della Filca CIS di Venezia. Volevo portare un saluto anche da parte di Andrea Graziosa, mio segretario generale. Un saluto per una buonissima giornata, perché questa è una giornata veramente importante per tutta la Confederazione, ma anche per la FAI. E io rubo pochi minuti, ma pochissimi, perché questa è una giornata che deve essere della FAI e dei delegati. Dunque un saluto e un'altra buona, un auguro di nuovo, una buona giornata a tutti voi e complimenti per la relazione, perché è fantastica. Grazie, grazie. Ma il risultato la FAI. Buongiorno a tutti e grazie a tutti. Sono qui inizialmente per portare un saluto e un ringraziamento a tutta la FAI, perché dal primo sindacalista che ho conosciuto, Ivano Cavalini, che mi ha fatto conoscere la FAI e più avanti, a tutti gli altri, insomma, all'esperienza fatta come delegato e all'esperienza fatta come operatore, che di questi 6 mesi, anche se corta, ma comunque molto formativa, e sono sicuro che mi aiuterà tanto in questa nuova attività. Nella scelta purtroppo ha prevalso il cuore non si comanda, quindi dopo in pochissimo tempo ho dovuto decidere e ho deciso di questa sfida, insomma, nell'assessorato delle politiche sociali. Ringrazio anche, scusate, mi si è fatto anche ringraziamenti, ma è giusto farli, Lamin, Massimo, Michele, tutte le persone che ho incontrato, Agostino, perché sono stati veramente importanti per questo periodo. Adesso passo all'aspetto più istituzionale. Il sindaco mi ha detto di salutarti, non è potuto essere qui presente. Il sindaco di Chioggia, che ha voluto tenere a delega la pesca. Perché questo? Perché è un settore importantissimo, un settore in grossa difficoltà.
e ha voluto in prima persona tenersi con lui per poter andare a decidere e andare a confrontarsi con le varie istituzioni. Quindi il messaggio che voglio dire è quello che a livello di sindacato, a livello di FAICISE, ci può essere un'attenzione importante a questo settore, un settore in difficoltà a livello di norme normative europee. Basta pensare alla riduzione dello sforzo di pesca che può portare anche a una riduzione del personale imbarcato, perché alla fine questo può capitare. E per poi parlare alle conche di navigazione, che anche questo sta portando grossi problemi sempre di occupazione e di reddito ai nostri pescatori. E voglio dire l'ultima cosa, Pierpaolo per Chioggia è un onore avere il nostro segretario qua. Poi basta vedere Chioggia Azzurra, quando vedete Chioggia Azzurra significa che l'evento è importante, quindi qua con noi, perché avere Pierpaolo che rappresenta la pesca, se tu parli con i pescatori a Chioggia non me ne vogliono gli sindacati, andiamo da Piva, c'è un problema, andiamo da Piva, e questo penso sia una cosa importantissima. Quindi grazie a tutti, buon lavoro e grazie alla FAI. Un ringraziamento, un particolare ringraziamento a Diego Pontello che è un fuoriclasse per la FAI. Buongiorno a tutti, io qui mi sento a casa. Allora, qui mi sento a casa perché oltre al discorso di Ivano e con Terra Viva, insomma, abbiamo lavorato tanti anni assieme. Adesso io qui rappresento Anteas, anzi 20 associazioni di Anteas della provincia di Venezia. Come Pierpaolo diceva nella relazione, anche noi diamo molta importanza alle parole, perché dietro alle parole ci sono sempre Ciao a tutti. No, scusami, Adriana. No. Allora, anche come Pierpaolo diamo molta importanza alle parole, perché specialmente in Anteas dietro le parole ci sono sempre azioni. Azioni che sono per le persone, e solito sono le persone quelle più deboli, sono le famiglie, sono gli anziani, persone sole. E come le parole dimostrano tante volte chi siamo. Io lancio una sfida che è stata detta un po' nell'ultimo direttivo Anteas nazionale, di cui i ragazzini ha preso subito lo spunto per dire io ci sono, quello di donare una volta al mese, una volta all'anno, delle ore proprio per fare volontariato. Perché il volontariato è fatto di persone, cioè dietro ogni associazione, ad ogni esigenza ci sono sempre le persone. E cosa facciamo? Noi facciamo le cose più semplici, facciamo il trasporto sociale, per cui durante il Covid tutte le nostre associazioni che avevano il trasporto sociale sono state impegnate a portare presso i centri vaccino, ma anche in ospedale, tutte le persone che vi chiedevano. E anche i nostri volontari hanno avuto molta, molta paura. Però si sono sempre offerti, non si sono risparmiati. Portavano a casa i pasti alle persone e hanno continuato a farlo per tutto il periodo della pandemia. Inoltre seguiamo tantissimi progetti, la formazione è importantissima, e facciamo tantissimi corsi. Per cui chi vuole, io lancio questo tipo di sfida, ma anche questo tipo di apertura, venite a fare volontariato. Grazie. Intervento con gli ospiti di aver terminato, giusto? Non vorrei aver saltato qualcuno. Bene, allora chiudiamo con l'intervento di Claudio, poi faremo 5 minuti di pausa. 5, e però 5, perché i tempi stanno correndo, e 5 minuti e rientriamo velocemente tutti in sala. Grazie. Allora, grazie per la vostra ospitalità. Rappresento Solidarietà Veneto, che è un fondo pensione del Veneto, ma che è nato dalla CISL. È nato in CISL, è figlio nostro. Quindi, questo volevo anche far capire in qualche modo che. Questo fondo territoriale
è espressione di un'intuizione, di una pazzia, non lo so, insomma è partito nel 90 ed oggi abbiamo 110.000 iscritti, che non sono pochi. E tra qualche tempo, fra un po', anche la politica si accorda di questo. Non è solo un'espressione sociale fatta dal sindacato, con le parti sociali, ma anche adesso diventa un'espressione politica tra poco, perché la Regione Veneto, verremo accreditati dalla Regione Veneto e sarà un fondo di riferimento regionale per tutti i cittadini del Veneto. Non è una cosa di poco conto. E credo che la CISL, in qualche modo, deve essere orgogliosa di questo. Tutti i delegati devono essere, anche noi, avere questa... entusiasmo per il futuro, perché dobbiamo anche rigenerarci, come dice la parola che ha introdotto anche Pierpaolo nel vostro congresso, perché questo è anche uno stimolo per inventare qualcosa per il futuro. E guardate che diventa sempre più difficile e complicato per tutti, per voi delegati, per tutti noi, perché anche quando noi diciamo anche delle parole non è semplice, perché ognuno di noi ha un significato diverso sulla parola. Perché anche la famiglia, che tipo di famiglia, quale famiglia, e spaziamo nel tempo, no? Ecco, per cui diventa sempre più complicato e difficile fare il mestiere, il lavoro del sindacato, di rappresentare i lavoratori, diventa sempre più difficile anche che i giovani vengano dentro nel mondo del lavoro, perché scelgono la tipologia del lavoro che vogliono fare, che non è questo, un altro aspetto che fin prima non era presente, perché oggi troviamo nelle varie province anche cercasi lavoratori, perché una volta era scomparso, cioè, c'era negli anni 80-90, poi è scomparso, adesso si riprende perché le aziende cercano, ma cercano una cosa, che magari il giovane dice ma è meglio forse stare a casa con il reddito di cittadinanza, oppure, adesso scherzo un po' un attimo, non voglio fare politica su questo, però cioè, i giovani cercano anche, vogliono un lavoro che vogliono loro, e scelgono la tipologia del lavoro e nella scelta guardano la libertà, la possibilità di avere uno spazio personale, una possibilità di crescita personale, tantissime cose, cosa che magari fino a prima poco tempo fa non avevamo affrontato. Quindi diventa sempre più difficile anche per noi nel mondo del lavoro affrontare questo tema, che non è una questione di secondo grado. Poi un'altra cosa che volevo, anche perché no, rubo troppo tempo, diventa un intervento quasi da congressista, e volevo dirvi che il Fondo Solidarietà Veneto, sapete, già le parole stesse, solidarietà, che significa una relazione con l'altro, di capire chi ci troviamo di fronte e di inglobare la persona, essere dentro in una relazione tra di noi, e dall'altro anche appunto Veneto, appunto siamo una regione del Veneto, quindi tenete presente che è l'unico fondo regionale in Italia, perché in Italia non esistono altri fondi, esistono solo in Trentino Alto Adige, ma sono nati dalla politica, e anche in Valle d'Aosta, ma è nato dalla politica e non dal sindacato. Ecco, per cui troviamo di fronte a un fondo che in qualche modo ci deve rendere orgogliosi di questo. E dicevo appunto Veneto, perché territorialmente tutto il Veneto e tutte le categorie, e fondo in senso, fondo pensione, che mettendo insieme 110.000 iscritti riusciamo anche a avere un potere contrattuale con la finanza. Vi porto un esempio semplice, guardate che noi abbiamo all'interno del fondo anche le coperture accessorie, cioè in caso di premorienza o in caso di invalidità permanente, molti giovani, tra l'altro vi ricordo che il 50% dei nuovi iscritti del fondo sono sotto i 30 anni, sono gli ultimi iscritti fatti da voi, da tutte le categorie della CISL, ci troviamo di fronte a un 50% di giovani, tanti di questi che aprono un mutuo e le banche gli dicono no, devi avere un'assicurazione, perché se tu non mi paghi il mutuo cosa fai? Devi pagarti un'assicurazione perché va a coprire l'eventuale copertura del prestito che ti ho dato. E avendo le coperture accessorie all'interno del fondo ci porta anche ad avere anche qui costi molto bassi, e molti giovani vengono anche per questo, dicono mi faccio una copertura accessoria che magari
fammi un'assicurazione, mi costa 200 euro. Fallo col fondo, mi costa 40 euro su un anno. Ecco, sono cifre diverse. Ma perché riusciamo a estrapolare questo? Perché mettendoci insieme abbiamo anche il potere contrattuale, perché così si fa. La, essere insieme, essere in gruppo, essere squadra, significa anche dopo fare anche una pressione per avere agevolazioni su questo. Concludo con l'ultima cosa. Purtroppo non potevo proiettare con le slide, non so quanto gliela chiavetta per fare, adesso massimo Ferrari. Entrano 200 milioni all'anno nel fondo attualmente. Siamo 1,7 miliardi di capitale, dobbiamo gestire 1,7 miliardi e prevediamo con questo trend che fra 8-9 anni raggiungeremo anche 3 miliardi. Bene. Su queste cifre il 10%, più del 10%, stiamo ragionando se il 10 o il 15 o il 20%, verrà investito nel territorio regionale. Allora, questa cosa, il fatto che anche noi investiamo nel territorio, nelle aziende territoriali, non so, facciamo un esempio, vogliamo rifare la rete idrica del Basso Veneto, che lì ci sono grosse perdite, bisogna rifare, quindi ci sarà un intervento di 700-800 milioni di euro nella nostra regione e scegliere cosa. Ma chi è che può dare un indirizzo su questo? Se andare sull'agricoltura, sull'industria, no, green, sulle aziende che hanno la responsabilità sociale, dove andare, dove investire, c'è il sindacato. È compito del sindacato dare degli indirizzi, anzi auspico che il sindacato sia più presente, e che è già presente da sempre, ma che però dia anche un indirizzo su questo. E questo vuol dire anche fare attività per il nostro territorio. Grazie. Andiamo in pausa e ci ritroviamo fra 5 minuti. Esatto. Questa integrazione la stiamo facendo chiaramente in tutti gli statuti delle FAI d'Italia e poi verrà anche fatta nello statuto della FAI regionale. Perché l'integrazione prevede l'integrazione e la presenza perciò dei rappresentanti di Terra Viva all'interno del Consiglio Generale. Per fare questo andremo a inserire nello statuto, adesso vi propongo la formula che poi voteremo, questa frase: alla FAI di Venezia aderiscono anche quei lavoratori aderenti a Terra Viva, Associazione Libri Produttori Agricoli, a norma del regolamento di attuazione dello statuto della FAI CIS nazionale. Poi aggiungiamo: al fine di valorizzare la partecipazione di Terra Viva nel Consiglio Generale Territoriale di Venezia, se presente il presidio territoriale, farà parte un rappresentante di Terra Viva fino a 1000 iscritti e due rappresentanti sopra i 1000 iscritti. Qui a Venezia tra l'altro avremo due, perché Terra Viva ha 2600 iscritti, perciò è una realtà molto importante, ma poi i colleghi di Terra Viva li rappresenterà con un intervento. Mettiamo intanto in approvazione questa integrazione allo statuto. Chi è favorevole, i delegati mi alzino la mano per cortesia, grazie, contrari, astenuti, bene, modifica approvata e poi andremo a suo tempo a risistemare lo statuto e ve lo ritorneremo aggiornato. Adesso continuiamo così. Allora, prima di dare la parola ai delegati, ho già alcune prenotazioni, io vi faccio questa proposta: dobbiamo necessariamente organizzare un po' di tempi che sono i vostri interventi e anche la procedura di voto, e sono già quasi mezzogiorno e per le 13.30 dobbiamo cercare di arrivare al termine del congresso per poi ritrovarci primo pomeriggio verso le ore verso le 15 dobbiamo ritrovarci in questa sala con i componenti eletti in Consiglio Generale per poi dare seguito all'elezione del segretario e del segretario. Perciò, durante l'intervento di Ludovico Ferro, che adesso dirò perché, chi intende prendere la parola mi porti per cortesia un pezzettino di carta con il suo nome e qui, così organizzo poi i tempi di interventi. Perciò entro l'intervento di Ludovico
io già 1, 2, 3, 4 interventi si sono prenotati, entro l'intervento di Ludovico segnalatevi, però portatemi un pezzettino di carta col vostro nome e cognome per fare in modo che poi io organizzo i tempi. Invece continuiamo dando la parola a Ludovico, che come sapete collabora con tutte le file territoriali, ma è in un ruolo regionale nel veste di responsabile della comunicazione, formazione e ricerca, molti di voi lo conoscono. Ecco, se per Paolo ha questa area di filosofia, e di qua abbiamo anche un sociologo, che lui, perciò siamo come nella botte di ferro, dire. Non ci facciamo mancare niente. E questo è bello, importante, per così che il sindacato ha imparato anche a inserire energie nuove, importanti, con percorsi culturali e storie personali di rilievo. A Ludovico abbiamo dato tra i tanti compiti anche questo, quello di preparare una breve relazione che servirà per presentare il bilancio sociale di ogni federazione, infatti stiamo portando questi schemi, questi dati, tutti i congressi, che poi confluiranno in un unico bilancio sociale che sarà il bilancio sociale della FAI del Veneto, che andremo a vedere quando con molti di voi ci rivedremo il 20 e 21 di gennaio al congresso della FAI Veneto. Lascio a Ludovico la spiegazione dei contenuti, gli obiettivi del lavoro, e grazie Ludovico per questo impegno. Sì, mi ricorda la commissione elettorale che dovrei avere il nome qua, giustamente, Piero Scomparin presidente, Giorin Luca e Massimiliano Dario si riunisce per fare la verifica a poteri, che significa verificare i presenti, consegnare eventualmente e verificare chi ha doppia delega, perché voi potreste avere la vostra, la rappresentanza di voi stessi, ma lo statuto vi permette di avere anche una delega che vi è stata girata dal vostro collega. La commissione verifica poteri, perciò verificherà la correttezza di questo adempimento. Poi io, durante gli interventi delegati, valutandolo anche con la commissione elettorale, potremo anche decidere di iniziare la fase di voto, però intanto andiamo avanti con i lavori. La commissione elettorale intanto si riunisce per più fuori per la verifica delle deleghe. Uno alla volta viene. Uno alla volta, ecco sì, anche per la questione senza di... Senza svuotare la sala. Sì, d'accordo, grazie Ludovico. Grazie Andrea e ben ritrovati a tutti. Tra l'altro poco tempo fa ero seduto in questo, eravamo nello stesso posto, abbiamo presentato le tesi congressuali regionali. Qui invece, come diceva Andrea, sono a portarvi e a introdurvi questo lavoro che magari qualcuno di voi già conosce per l'edizione precedente, cioè il bilancio sociale della FAI CISL del Veneto, che abbiamo presentato per la prima volta come prima FAI, tra l'altro, in Italia, durante il congresso, insomma, nel corso del congresso del 2017. Si diceva Pierpaolo, in veste di filosofo, e la filosofia ci indica e cerca di capire qual è il mondo migliore, il sociologo ha meno pretese, però ha comunque un compito comunque importante, che è quello di capire com'è la realtà adesso, no? Poi sociologo e filosofo ovviamente guardano al futuro, no? Uno dalla parte analitica, l'altro appunto analizzando, ma anche pensando a quale può essere il mondo migliore. Diciamo, io mi fermo un po' prima, che è già abbastanza complicato. Cosa abbiamo fatto e che cos'è un bilancio sociale? Beh, intanto definire un bilancio sociale è molto importante, perché prima di tutto è una forma di comunicazione, e in ogni forma di comunicazione bisogna sapere cosa si vuol dire, come lo si vuole dire, ma soprattutto a chi lo si vuole dire, e tutto quanto la comunicazione si organizza in questo modo. Quindi redigere un bilancio sociale significa pensare ad una comunicazione e a chi si comunica. Si può comunicare in tanti modi quello che si è, perché nel bilancio sociale, oltre ad esserci numeri anche economici, in realtà si va a spiegare cosa fa un ente, un'associazione, un soggetto,
che risorse ha e come le utilizza. A chi lo si può spiegare? A quelli che vengono definiti, insomma, in gergo tecnico, ma ormai è entrato un po' anche nel sentire più generale, gli stakeholders. Gli stakeholders sono i portatori di interesse, cioè coloro che in qualche maniera necessitano e comunque è anche opportuno che sappiano appunto quali sono le risorse, come funziona l'ente, eccetera. Quali sono o possono essere gli stakeholders di un sindacato, no? Sono tanti, diciamo così, e quindi i possibili, diciamo, destinatari di una comunicazione come quella di un bilancio sociale. Possono essere le istituzioni, possono essere gli altri sindacati, può essere in generale, come dire, parti anche istituzionali organizzate della società, e però per quello che è il bilancio, e quindi queste sono di solito più chi punta, diciamo così, a questo tipo di comunicazione, magari redige anche degli strumenti o comunque dei documenti anche abbastanza tecnici. Mentre l'idea dell'obiettivo e il destinatario di questa comunicazione per la FAI Civita del Veneto è stata individuata principalmente nell'iscritto, non tanto nel delegato, anche nel delegato o diciamo anche per le altre parti dell'organizzazione o le parti istituzionali, ma perché l'iscritto, soprattutto l'iscritto nuovo, quello che magari della FAI CISL sa poco o nulla, ecco. Allora la comunicazione, quello che c'è dentro il bilancio sociale è la spiegazione punto per punto di che cos'è la FAI CISL all'interno del mondo CISL, cosa fa, quali sono le attività, e allora dentro si spiega che cos'è un recapito, si spiega quali sono, abbiamo sentito prima, tutto il mondo della bilateralità, qual è, quali sono i soggetti e il peso anche per esempio di tutti i fondi, eccetera eccetera. Quindi punto per punto ovviamente si parla di risorse, si parla di quello che si fa, si parla di organizzazione, di quanti sono gli operatori, di come sono le aziende, di com'è, quali sono i settori che segue la categoria, però ripeto, con un linguaggio e con l'idea che si debba spiegare tutto dall'inizio in maniera molto semplice, anche con una grafica, diciamo così, un po' accattivante. Noi abbiamo anche dei disegni, abbiamo la mascotte, insomma, per chi volesse farsi un'idea già da subito di che cos'è e com'è impostato, e per qualcuno di voi l'ha sicuramente già ricevuto perché l'abbiamo distribuito comunque anche in forma cartacea, basta andare sul sito della FAI CISL del Veneto, c'è il PDF da scaricare appunto del bilancio che noi abbiamo deciso di bilancio sociale di redigere ogni 4 anni in occasione del congresso. Insomma, quindi adesso con gennaio 2021 saranno più di 4 anni, in ogni caso licenzieremo la nuova edizione che vanno a sostituire quello precedente. Qui ci sono, qui dietro c'è quello precedente come lo vedete, e davanti la bozza, una bozza di copertina, ma non sarà esattamente questa, del prossimo bilancio. Però perché sono qui io oggi? Perché tra le novità che inevitabilmente ci saranno nel raccontare questi 4-5 anni, insomma, che sono passati, e l'aggiornamento di tutti i dati, oltre ovviamente cose molto importanti come l'entrata di Terra Viva, eccetera, che sono ovviamente novità, ma poi ci saranno tutti i lavori e tutte le cose che abbiamo fatto in questi anni, anche a livello di formazione, di tante cose, ricerca, eccetera, come sapete che facciamo. C'è stata l'idea di presentare, e per questo io sono qui in anteprima, e di fare un focus provincia per provincia, diciamo così, dei dati, e in sostanza nel redigere 2 pagine dedicate specificatamente ad ogni provincia. E questi dati sostanzialmente, se andate a vedervi il bilancio che avevamo già fatto, ci sono lo stesso, ma erano, diciamo così, tutti aggregati.
E allora, come sarà e com'è? Questa è la bozza, adesso vedete due pagine, poi vado nel, diciamo così. Ogni provincia avrà a disposizione due pagine. La novità di queste due pagine, come dicevo, dei dati, è un focus specifico sul territorio, che significa anche una cosa che è stato per me anche molto interessante realizzare, inseguendo un po' soprattutto i segretari generali nel momento in cui avevano la testa sulle relazioni, no? Sulla stesura della relazione. Per Paolo l'ho inseguito, insomma, abbastanza, perché assieme abbiamo, come dire, messo giù alcune righe di presentazione di che cos'è, per esempio, la FAI di Venezia. Com'è il territorio, quali sono i settori, le peculiarità, le cose, diciamo, le eccellenze, ecco. E questo credo sia abbastanza utile. Poi ovviamente, lo vedete qui, uno dei primi dati che si va a portare in bilancio sociale è sicuramente la dinamica degli iscritti. Se vedete qui siamo, insomma, c'è un'evoluzione rispetto ai dati che sono stati dati oggi. Appunto, manca l'apporto, che va spiegato bene, ovviamente, di crescita, che si vedrà quando aggiungeremo, ma in quello finale, ovviamente, l'entrata degli iscritti di Terraviva. Ma se andiamo a vedere, no, i dati dal 2017 al 2020, vedete la crescita che comunque c'è stata nella dinamica della rappresentanza. Crescita importante, come sapete, aumentare gli iscritti in periodi come questi significa che si fa un lavoro importante, si sta lavorando molto bene. Poi è anche bello per me venire, io sto girando un po' tutti i congressi, no? E anche oggi avevo detto ad Andrea, parlerò, poi me ne andrò via, e invece alla fine resterò con voi. Anche perché questo è anche il mio congresso, io sono iscritto a Venezia, quindi come potrei andare via, insomma. Per Paolo potrebbe pensare che altri territori mi corteggino per un passaggio di testa. Ha ucciso per molto meno. Esattamente. Però, insomma, ecco, però devo anche dire che per me è molto interessante vedere dalla prospettiva regionale, cioè poter girare e vedere come la FAI è uguale a se stessa, non solo nella regione ma anche in giro per l'Italia, è uguale ma anche specifica. Per esempio, adesso io questi dati li andrò un attimino, sono un po' da studiare, ma per esempio la FAI di Venezia ha, come dire, una caratteristica rispetto ad altri territori. Per esempio, la componente del lavoro immigrato, degli iscritti, è più bassa. Questo va studiato e capito anche vedendo il settore produttivo rispetto ad altri territori, dove veramente questa componente arriva a sfiorare anche il 50%. Comunque, dicevo, è interessante per me vedere le prospettive, vedere i congressi e sentire come si sviluppano, perché poi si capisce, si riescono anche a fare questi lavori che altrimenti non si riuscirebbero a fare. A quali sono gli altri dati? No? Dicevo, c'è una descrizione, però il personale, no? Per esempio, questa è una struttura che ha in questo momento due operatori, ma avete sentito, insomma, questa è una struttura, appunto, che deve viaggiare o viaggerà sull'ordine dei tre operatori, e se guardiamo gli ultimi anni questo è stato. È anche un territorio che ha 15 aziende con RSU, altre un buon numero con RSA, ma per esempio ha una peculiarità importante, ben 3 aziende con il CAE, cioè vuol dire che ci sono aziende di dimensione, come dire, internazionale, che portano anche a un certo tipo di lavoro sindacale importante, no? e peculiare. Poi i recapiti, appunto, li ha descritti, ne avete anche parlato, e anche la conformazione, lo vediamo, del territorio, insomma, implica, no, anche una complessità nella gestione del recapito con le ore, eccetera, eccetera.
E poi vedete, c'è una cosa a cui io tengo abbastanza fin da quando abbiamo pensato di fare il bilancio sociale. Si diceva, boh, ma perché dobbiamo parlare delle macchine, dire quante macchine ci sono, quanti chilometri in media facciamo? Beh, vabbè, se io devo spiegare a qualcuno, come mi trovo spesso a spiegare anche nel mondo, diciamo, esterno, magari anche delle aziende, cioè con chi vengo in contatto, o anche dell'università a vari livelli, cosa fa e come si muove un sindacalista, l'idea generalmente è che il professionista, cioè il sindacalista a tempo pieno, l'operatore, sia in ufficio e da lì lavora, cosa almeno per la FAI assolutamente sbagliata, è un'idea completamente sbagliata. Qui si sta in giro, e qui anche adesso Patrizio mi ha già sentito fare questa battuta, insomma, il nostro segretario Onofrio Rota dice che non bisogna consumare il suolo, ma consumarsi le suole, e io dico anche che noi consumiamo, insomma, le gomme, no? Perché comunque si gira. Qua c'è anche un'attenzione, tutto un discorso che faremo sul fatto della dotazione anche delle macchine, della salute e della sicurezza per l'operatore, che in media in Veneto fa 30.000 km l'anno, cioè e quando io ne faccio un po' di meno, ma anch'io giro abbastanza, e quando viaggiamo non è che ci ascoltiamo la musica, sì, a volte la radio, ma se voi salite con un operatore qualsiasi, non parliamo con i segretari in auto, è lavoro, perché si fanno tutte le telefonate, si sistema e si lavora. Sostanzialmente, quindi anche l'ambiente di lavoro va curato, e poi stiamo facendo tutto un discorso anche sull'ecologia, eccetera, saremo, insomma, poi annunceremo varie anche altre cose su questi aspetti, che vanno raccontati perché stupiscono all'esterno, insomma, vanno spiegati, e un bilancio sociale serve anche a questo. Ovviamente serve anche a dire quali sono i bilanci, qui c'è una sintesi con l'andamento, quali sono le entrate e quali sono le uscite. Io sto dicendo un po' nei congressi che se vediamo delle curve troppo distanti tra entrate e uscite, magari con accumulo di risorse non spese, vuol dire che non è che siamo bravi perché risparmiamo, perché un sindacato non deve risparmiare, deve investire, deve avere una gestione pulata, e quindi una parte va comunque messa via, ma non può avere risorse che non investe. Qui si vede un po' la dinamica della FAI di Venezia, che ha avuto anche rispetto ad altri territori anche dei periodi di qualche problematicità, e invece adesso sta, diciamo, recuperando anche questo, poi sono cose, insomma, è un grafico che poi magari diciamo, il bilancio sociale serve magari anche in queste pagine per parlare con qualcuno e spiegare anche determinate cose. Poi Pierpaolo con questo può spiegare tutta la storia o i vari problemi, ma anche si riesce a raccontare quello che siamo e quello che siete. E vado alle ultime cose, così chiudo, e spero di aver rubato non più di una decina di minuti. In sintesi, si riportano i contratti integrativi aziendali presenti, sono quasi una ventina, le disoccupazioni agricole, e qui vediamo rispetto ad altri territori che incidono ovviamente in maniera diversa, qui si può ricollegare appunto alla componente straniera, tante cose, le pratiche della bilateralità, lo citava prima Pierpaolo Lente, e poi l'importanza dei fondi FASA e FISA, poi anche questi dati poi io li spiegherò bene, per esempio questi non sono quelli direttamente lavorati, sono il peso sul territorio di questi fondi. E poi alla fine, se uno legge che cos'è la FAI, come è fatta, come usa le risorse, qual è la sua dimensione, c'ha anche i recapiti, cioè chi deve chiamare, dove li trova, e quindi può, come dire, chiudere un po' il cerchio. Ecco, io vi saluto e vi auguro ancora buon congresso, e ci vediamo col documento finale che vi verrà, sarà non solo disponibile in file, ma sarà anche stampato e utilizzabile nei modi che ho indicato, o in altri che vedrete voi. Grazie.